sono invece osservazioni fortemente critiche da parte di alcune amministrazioni regionali. È collegato con noi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei a nome della Regione, altrettanto ha fatto adesso anche il governatore della Puglia, Emiliano, avete presentato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la presunta incostituzionalità, chiedo scusa, di alcuni aspetti di questa riforma. Ci vuole spiegare di che si tratta? Guardi, innanzitutto premetto che non è che facciamo i ricorsi perché ci divertiamo, perché dobbiamo fare politica con i ricorsi. La competenza rispetto all'offerta formativa, quindi la definizione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e il dimensionamento scolastico, cioè il definire gli ambiti nel territorio regionale, è una competenza sancita dalla Costituzione in capo alle regioni. Punto, non c'è altro da aggiungere. La verità è un'altra, la verità è che il governo, che predica tanto il federalismo, l'autonomia, che è la vera assunzione di responsabilità, sta accentrando tutte queste competenze a livello nazionale. Si può decidere anche di gestire la scuola pubblica in un palazzo a Roma, però a noi non va bene. Il modello di alternanza scuola-lavoro, la formazione professionale in Veneto, che interessa 20.000 ragazzi, che è il modello vincente, che ci permette poi di pagare le tasse a Roma e lasciare ogni anno 21 miliardi di tasse grazie a questo modello che ci permette di avere 600.000 imprese, è un modello che ha creato il Veneto. Oggi arriva qualcuno da Roma e ci dice che la competenza è sua e decide lui. Per cui qui non è tanto una questione di costituzionalità o incostituzionalità, che è, ed è evidente, c'è un articolo della Costituzione, ma ce n'è ancora un aspetto ancora più profondo, che è quello di capire se vogliamo uno Stato centralista o federalista. Il modello tedesco dei Länder, della Germania con la Baviera, per questo governo non esiste, perché questo governo pensa che il modello giusto sia quello romano, ovvero dove Roma decide tutto. Decide, però lascia al tempo stesso una grande autonomia ai dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici sono comunque uffici del Ministero, sono sul territorio, ma molto spesso non conoscono il territorio. Basti guardare cosa accade adesso, sono proprio nelle ore di apertura delle scuole, noi abbiamo penso centinaia di, forse anche migliaia di posti vacanti nelle scuole, e questa è la gestione che si fa della scuola pubblica. Chi ha un ragazzo che va a scuola in queste ore sa benissimo che molti di questi ragazzi avranno delle ore di scuola non coperte, di istruzione non coperta dai docenti titolari, perché non ci sono. Ho avuto notizia di un dato che secondo me è assolutamente allucinante: 600 presidi in più in Regione Campania, questo è un dato che ho letto, e 200 posti in meno in Veneto, il che vuol dire anche che noi diamo vita a questa migrazione di docenti che arrivano da altre regioni e quindi giustamente non conoscono, bontà loro, le dinamiche delle regioni dove vanno ad insediarsi. Per cui, guardi, parlare di uffici scolastici regionali non è che è la soluzione. Io ringrazio il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, grazie di essere stato con noi.